Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Buongiorno ragazzi! Oh, buongiorno! Come è? Tutto bene? Sì, sì. Andate? Allora ragazzi, oggi c'è una lezione molto interessante, faremo un nuovo argomento. Si parla di una bellissima storia tra ragazzi che si innamorano, si vogliono sposare, che naturalmente però come in tutti i libri ci sono cose avverse alla loro avventura, uccisioni, malattie, cose, insomma, molto interessante. Oggi facciamo i promessi sposi. Ragazzi, un po' di entusiasmo, eh? Vabbè, cominciamo. Quel ramo del lago di Como che bolza a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutta sede e golfa, a seconda dello sfoggi. No, se leggi così sei paloso. Ce l'ha così, e se vuoi fare così, io leggo così. No, perché se vado a leggo io. Leggi che storia è questa? Che storia è? Leggi, tanto vuoi, leggi. Io a scuola proprio non volevo continuare ad andarci. Pensavo fosse una fortuna avere per mamma una zoccona che non aveva studiato. Non c'è peggior sordo di una mamma che non ha finito le medie. Leggo anch'io. Quando morirò, di me non resteranno che ciafrusaglie. Se andassi alla mia casa, alla liquidazione delle mie cose. Dopo la mia morte mi comprerei tutto. Cosa rappresentano gli oggetti della seconda mano per me? Ma ovviamente ci sarà sempre gente che si domanderà solo se quelle mani fossero state lavate come si deve. Bravo. Ragazzi, per oggi la lezione è finita. Niente compiti a casa. A domani. Oh Robert, però sono belli sti libri. Ma sì? Ma te che fai? Boh, quasi quasi leggo. Okay.